Giovanni Gerolamo Savoldo, Elect Editor. Giovanni Gerolamo Savoldo, Fra Foppa, Giorgione e Caravaggio. La mostra è dedicata a Roberto Longhi nel centenario della sua nascita. Si vogliono così ricordare i meriti dell'illustre studioso per la giusta conoscenza critica delle più specifiche qualità della pittura bresciana del XVI secolo. Gli sponsor della mostra, immancabili per questo genere di cataloghi, di mostra. Giovanni Girolamo Savoldi. Tra Foppa, Giorgione e Caravaggio. Brescia, monastero di Santa Cecilia, di Santa Giulia. Brescia, monastero di Santa Giulia, 3 marzo, 31 maggio 1990. Francoforte, Schirne, Kunsthalle. 8 giugno, 3 settembre 1990. È una manifestazione parallela. Sono rare le manifestazioni parallele. Questa è una di quelle. Comitato Saboldo. Consiglio, eccetera. La soprintendenza. Nel panorama dell'attività che l'amministrazione comunale di Brescia ha voluto delineare sin dal primo giorno del suo insediamento l'impegno alla definizione di un tracciato culturale più ambizioso e incisivo rispetto al passato, ha assunto di anno in anno un rilievo di evidente importanza. Due i settori di maggior risonanza anche per la loro capacità di attrazione nei confronti di tutto il comparto. La sistemazione del grande complesso monumentale di San Salvatore e Santa Giulia, in vista della realizzazione del Museo della Città e l'attuazione del programma delle grandi mostre allestite nello stesso storico monastero. La mostra delle opere di Gerolamo Savoldo rappresenta quindi per la storia della cultura italiana, di cui quella bresciana è certo un momento di indubbio peso, una prima non irrilevante conclusione che viene a premiare dopo l'esposizione delle opere del Pitocchetto e del Moretto. Un fervido periodo di scavo nel fertile terreno dell'identità storica della comunità bresciana, condotto lungo più direttrici. Attorno al Savoldo, infatti, si sono ancora una volta coagulati gli interessi di quanti contribuiscano a ricostruire la mappa di un percorso
che dalla cultura bresciana parti attraverso i sentieri dell'arte che si intersecano con quelli della conoscenza globale del momento storico alla ridefinizione della smagliante immagine che Brescia ebbe in passato e ora è impegnata a riscoprire. Non si tratta evidentemente della conclusione definitiva di un ciclo, ma piuttosto di una promettente e indispensabile acquisizione di un nuovo livello su cui sarà forse più facile domani aprire altre e ancora più interessanti prospettive. Ma una soprattutto appare preziosa e già parzialmente acquisita. Lo spostamento dell'attenzione collettiva e dell'interesse dei cittadini verso il quadrante della cultura che, pur vantando illustri tradizioni, abbia scontato in passato le conseguenze di una certa indifferenza. Ora ci sono molte premesse per un duraturo risveglio di cui le opere del Sabaud esposte in Santa Giulia costituiscano la più recente sigla prestigiosa e la garanzia. Ma se tutta l'operazione è andata in porto, ciò si deve anche allo spirito nuovo con cui, da parte dell'ente pubblico e da parte dei privati, è stata espressa una collaborazione preziosa e concreta per il raggiungimento dello scopo comune. Abbiamo pertanto il dovere di ringraziare qui pubblicamente tutti i componenti, il comitato, gli studiosi, che hanno offerto l'apporto della loro grande competenza nella definizione scientifica della mostra, quanti hanno voluto offrire il supporto del loro rilevante contributo finanziario e tutti coloro che hanno dato la loro opera ai diversi livelli con passione, competenza, intelligente capacità di rapporto nel tessuto delicato di cui ha bisogno una mostra come questa. Grazie anche a loro, Brescia spalanca nell'agenda del 90 una pagina nuova destinata a rimanere aperta ancora per molti anni, affinché ognuno possa rileggersi i segni di un futuro degno della sua antica e raffinata civiltà. Pietro Padula, sindaco di Brescia. Maurizio Banzola, assessore alla cultura e al turismo.